Ciao ragazzi, siamo qui al raduno di Monza. Finalmente il raduno di Monza, nella nostra city. Ci sarà un bordello di persone. Ma che cosa vuoi dire? Era ironico comunque. Sì, non c'è nessuno, facciamo passare le persone. Ragazzi, tra poco vedremo Johnny. Salve, passate. Prego, prego. Ah, ok. Sì, tranquillo. Venga, venga all'ombra, che è meglio. Grazie. Sì, è meglio. Piacere. E niente, ci sarà Johnny e altre persone di Monza, ragazzi. Monza, questo è il primo video fatto a Monza. Siamo gasati, incontreremo le persone che ci hanno contattato. Sono un po' stanco io, come vedete, però non guardate le mie occhiaie. Non ha dormito, è andato ad Amsterdam. E ci rivedremo a dopo. A dopo. Ciao ragazzi. Eccoli. Guardali. Ciao Gianni. Buono, Torrone. Cosa anche se nomi? Ciao, sono Tommaso. Ciao. Ho 17 anni. Vado nella scuola di Cune. E una bella scuola, perché diciamo che ti forma per il mondo del lavoro. E ciao. Io non voglio fare sta mega presentazione. Mi sa che non dovevo farla neanche io, prendi. No, però ci stava. Ci stava. Io mi chiamo Aurora, ho 16 anni. Appena compiuto. Auguri, quando li hai fatti? Quando li hai fatti? All'inizio di giugno li ho fatti. Vabbè, quindi fa passato già un po'. Vado all'artistico. No, vado all'Ecco. Ah, è vero che me lo dite. Sì. E basta. Sono swag. Un bordello. Ma mai quando no, sono Carlo, ho 16 anni. sono tossico. Ciao Carlo! Sono due giorni che non bevo! Sono due giorni che non bevo e non mi drogo. Vengo a Lisa. Ho smesso con l'eroina da 5 giorni. Allora ti droghi se mi dà Lisa. Ovvio. Di dove sei? Di Belluso. È mio fratello. Ma va? Sì. È il tuo tipo. No, il suo fratello. Ma fratelli di sangue? Sì, io lui sì. Ma gemelli? No, ti pare. Ma sono 16 anni tutte e due. Ciao, no, sono Lorenzo. Ma non lui. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Noi siamo fratellastri, zio. No, 17 anni. Ma vero? Ho 17. Appena compiuti anche lui. Yeah. Il 20. Auguri. Grazie. E sono è una settimana che non faccio swag. Io e lui siamo fratelli. No, lo stai facendo adesso. Davvero? Bella, zio. Ciao, sono Francesca, odio questo genere di cose, ho dei seri problemi. Allora, strammatizziamo perché tutto. Perché io ho un cervello. Strammatizziamo il tutto con delle manie di protagonismo. Beh, di solito sono io quello che le ha, quindi. E ho dei seri problemi. Mi hanno dato ieri la medaglia del primo posto. Abbiamo fatto il culo a quelli di Brescia in finale. Abbassi, 20 dire, punti. No. Alta. Vai tra. E adesso sono anche arrabbiata con me. Perfetto. Ciao, sono Mongè. Mi drogo. Perché all'elementare c'è bisogno della marijuana. Eravamo alti. Ero alta quasi quanto la Galbiati. No, sì. Io ho un sogno. Presentazione? Io lo sai chi sono. Cioè, dai, di cosa hai fatto stamattina? Stamattina ho fatto l'esame di maturità. Sono contento perché ho avuto giorni da Piacenza a vedermi. Siamo gasati come sempre. E niente, passo la parola alla mia girl. Ciao, alla mia amica. No, era proprio. Ciao, io sono. I gay? No, gay proprio. No, qua a Monza Beach si dice i gay perché... Ma io sono Giulia. Guarda in camera. Ma c'è un parco, sì. E sono estremamente figa. Però abbiamo un immigrato che non è di Monza Brianza, ma è di Pia Piacenza. Che
che swag. Minchia. E niente, Johnny, come ti trovi la Monza Brianza? Guarda quanto verde. Figa. È pieno. Questa è la Villa Reale, molto famosa. Cosa. L'altro ieri sera a lavorare. Finiamo di lavorare e mi metto. Che lavoro fai? Il montatore con mio padre. Cioè? Cioè montatore sta per. Oh, guarda che lavoro come montatore nei circoli golfistici. Sì, è vero. Da lontano un bordello. Giuro su Dio. Vabbè. Ma il montatore sta per. Il mio padre organizza gare di golf e io vado lì a montare le cose. Tipo tende, cartelli, cose varie. Ok. Finiamo di lavorare. Dai, magari non tirare una sullo zaino. Proprio giornata finita, mi siedo lì, ordino un piatto di. Non posso, non ho più autorità. Ordino un piatto di pasta, un bicchiere di coca così. E poi si siede di fianco a noi sto signore. Che comincia a parlare, lo conoscevamo degli amici di mio padre. Però arriva al sto tizio. Sto tizio cubano ha passato un'ora e mezza a parlarci dei sigari cubani e di come fanno il rum nella sua cantina. Un'ora e mezza? Ti giuro, c'erano lì cartoni pieni di rum della sua cantina e lui ha passato tutto il tempo a dirci come fare il rum. Poi arriva, ha dato un po' di bicchieri. Se io facessi il rum nella mia cantina me la tirerei da qua fino a... Cioè. Sì, ma lui no, lui, cioè, lui c'ha, io cantine, me lo berrei, c'ha le cantine. C'ha le cantine in tutta Cuba e fanno... Davide Cunegatti per la semplicità. Sì. No, ma smetterò di bere prima o poi. Sì, bella questa. Quanti ragazzi. Tutte le parole famose. Ancora. È stata una storia. No, nulla, arriva lì, da bicchierino a tutti, tira fuori sto invecchiato 8 anni, due dita ciascuno, fa allora, vi insegno io. Prendete austriaco. Poi sto provando, cazzo, l'accento cubano non riesco a farlo. Abbiamo due cicliste un po' affamate. È un giorno. Direi che dopo questo scatto buongiorno. Di atleticità per te. Si è tirato su in 3 secondi. Se ciao ragazze! Ciao. Neanche si saluta qui! Siamo proprio a Monza Brianza qui, Guarda, per tua gioia. È proprio un proprio carattere milanese dentro. Come stai? Ciao! Cioè saluta solo chi conosce. Gli altri vaffanculo. Milanese. Cose assurde. Ehi, dai, nome. Nome. Età. E lei? La tua amica? 38? Che nome? Che nome c'hai tu? Lei è straniera. È portoghese. Dici qualcosa, ah, dici qualcosa in ultimi, e i primi abbracci visti. Subito. Johnny se ne deve già andare. Ora mi fa cassare la minchia, dai. No, dai. È un bel antisolo. Dai, com'è la Monza? La Monza Brianza. La Monza. La Monza. È bella, però non è la prima volta che ci sono. Ah, ok. Qua, okay. Quindi... Vabbè, ma fai finta, ah, fai finta che è la prima volta, commuoviti. Fai scendere le lacrime. Perché è la prima volta che vedi noi. No, Johnny, no. Censurate, vede anche te, al limite se vede te. No, ok, basta. Zoomiamo su gli zigomi. No, adesso... Dai, mi accompagni... Dall'Alhambra. No, se no non ci si arriva. Dall'Alhambra. C'è ragione. Dai, accompagnalo, di chi? Cerco un accompagnatore per un la stazione. Fino in stazione. Infatti, ma la gente sconvolta che non vuole accompagnarlo. Adesso, adesso apparirà il numero in sovraimpressione. Sì. Chiamate qua, potete accompagnarmi fino in stazione. Metto il numero? Sì, sì. Va bene.